Melania, io veramente non ho mai avuto tanta nostalgia di un abbraccio come in questi casi, davvero, insomma, è la sensazione più forte che hai, che vorresti abbracciare le persone che ti stanno anche raccontando queste cose, anche gli estranei. Stamattina ho parlato con una ragazza giovane che conosco molto bene, il cui padre è morto al nord, in Lombardia, di coronavirus, e lei non è a Roma, non si può muovere, non può, non solo non ha visto suo padre, non solo non lo può vedere nell'ultimo momento, ma non può abbracciare sua madre, i suoi fratelli, cioè non può stare con la sua famiglia nel momento più duro della nostra vita. Ognuno di noi, quando ha avuto un lutto, sa benissimo cosa vuol dire avere attorno le persone che abbracciarti, piangere sulla spalla di qualcuno. La vicinanza fisica è fondamentale in questo momento, e questa è davvero la rivoluzione più terribile che questo, secondo me, che questo virus ci sta imponendo. Cioè, stiamo riscrivendo le regole del lutto come non le avremmo mai pensate, perché il lutto, non soltanto in Italia, in tutto il mondo, ma nel mondo occidentale, in Italia in particolare, è proprio chiudersi in famiglia e cercare di superarlo parlandosi, certo, ma in qualche modo stringendoci. E non sappiamo neanche quando recupereremo quell'atto che non è simbolico, proprio fisico, importante, di vicinanza.